Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Questa puntatona dal colore di quasi retro computer parleremo rapidamente di calcolatrici tascabili vintage. Hewlett Packard 35 HP 35 contro vari modelli della Sharp Elsie Mate. Dunque, la prima calcolatrice tascabile scientifica fu la HP 35 Hewlett Packard, chiamata così perché aveva 35 tasti e funzioni logaritmiche e trigonometriche. Fu prodotta il 1 febbraio del 1975 ad uso e consumo dei tecnici della Hewlett Packard, i quali non avevano un dispositivo portatile da usare per i loro progetti e usavano solo l'ingombrante calcolatrice da tavolo HP 9100 che derivava dal brevetto Olivetti P101. HP 35 con LED rossi interruttore di accensione, le prime 10.000 unità non avevano numero di serie in quanto furono prodotti dallo stabilimento di Palo Alto della HP ed erano beni strumentali dell'azienda costruiti in economia. Ingegneri HP finirono rapidamente assediati da altri colleghi di altre aziende che anche loro volevano la calcolatrice HP 35. Iniziarono la produzione in massa e nel primo anno furono prodotte e vendute 300.000 HP 35 al prezzo di $395. Nel 2009 la HP 35 vinse il premio Milestone IEEE come pietra miliare di ingegneria elettronica, essendo stata la prima calcolatrice scientifica tascabile, così per come noi oggi generalmente intendiamo una calcolatrice tascabile scientifica non programmabile. È collezionatissima, specialmente i primi 10.000 unità che non hanno numero di serie e costano anche un botto. Non era certamente la HP 35 dal 1975 in poi, non era certamente un bene economico per tutte le tasche, dato che costava $395. Le prime calcolatrici tascabili quasi scientifiche giunsero in Italia a prezzo modico dal Giappone nel lontano gennaio del 1977 assieme ad Atlas UFO Robot Goldrake, le prime calcolatrici giapponesi che popolarono i negozi di elettrodomestici e cartolerie furono le Sharp e il Elsie Mate. Le mie prime due calcolatrici elettroniche che mi furono regalate nel lontanissimo Natale del 1978 erano una Sharp Elsie Mate 206 ed una Sharp Elsie Mate 301. All'epoca nel 1978 ero solo un bimbo di terza elementare, usai con profitto la Sharp 206 sino alla, mi sembra, quinta elementare, perché la Sharp EL301 era a mio avviso una calcolatrice scientifica molto sovradimensionata per le mie esigenze. Ricordo che la calcolatrice Sharp EL206 mi cadde in terra numerose volte, nonostante i numerosi urti il dispositivo funzionò sempre perfettamente. L'unico difetto concreto della Sharp EL206 era il sistema di aggancio della pila interno, che era l'incastro con una pila squadrata a transistor. Era difficile da inserire ed era difficile da staccare la batteria perché solitamente la pila si incastrava con i propri selettori. Così accadde che più o meno dopo 4 anni d'uso mi si strappò parte dell'aggancio dell'alimentazione della batteria e il connettore di alimentazione non faceva più contatto e la calcolatrice non funzionava più. Iniziai ad usare la Sharp Elsie Mate 301. Iniziai così ad usare la Sharp Elsie Mate 301 che poi dopo sostituì quando andai alle superiori con una Sharp EL512 programmabile. Ora la Sharp EL301 del 1978 la conserva ancora, funziona perfettamente con due pile AAA, è ancora in servizio come calcolatrice da tavolo per fare i conti quotidiani della spesa.
Ora le calcolatrici sono quasi computer, molto delle calcolatrici tascabili sono spesso anche collezionate o collezionabili, tanto quanto i vecchi computer, specialmente quelle più vecchie, precedenti dal 1977-1978. Tuttavia, le più antiche e più vecchie furono le Sharp e il Silmate intorno agli anni, alla fine degli anni 70, che appunto iniziarono a dilagare in Italia a prezzi modici. Le Sharp e il Silmate, che appunto erano molto economiche rispetto alle Hewlett Packard, che invece erano calcolatrici di fascia alta. Io vi consiglio, se ne avete ancora di Sharp e il Silmate del 1970, di conservarle, perché sicuramente potrebbero diventare dei beni da collezione, per quanto siano piuttosto semplici, però diciamo sono state vendute in gran numero e molte probabilmente saranno state ormai distrutte ed abbandonate, però potrebbero diventare oggetti di collezione di un qualche valore nel futuro. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.